Ciao, sono Luca e in questo video vedremo nell'ambito scheda palestra, ovviamente vale anche per la casa, se conta quando alleni durante la giornata. Molto spesso quando un cliente o un mio cliente del servizio di personal online parte con il servizio, mi viene chiesto se effettivamente sia necessario allenarsi in un qualche momento della giornata preciso in termini di orario. In teoria qualche piccola differenza a livello ormonale c'è, alcuni momenti della giornata in cui magari il testosterone è più alto, in alcuni momenti più basso e così via. E un po' come il cortisolo che magari è più alto al risveglio, poi si abbassa e così via, però come sempre io, come dire, offro la teoria, però mi interessa poi la pratica, quindi in realtà al netto banalmente del fatto che uno si allena poi quando poi riesce durante la giornata compatibilmente con i suoi impegni scolastici piuttosto che lavorativi. Conta ovviamente trovare un momento che sia il momento giusto, quindi più che contare il discorso ormonale che alla fine ti porta ad avere differenze veramente minime, se non praticamente nulla al lato pratico, ti interessa primariamente un momento della giornata che ti permette di poter proseguire per sempre, quindi un momento che sai già che potrai avere libero per sempre per poterti allenare non soltanto per qualche giorno e ovviamente anche se treni in palestra, un momento che come dire, ti permette di allenarti al meglio senza troppo casino in palestra, perché se fai magari in pausa pranzo o verso sera come fanno in molti diventa molto pesante, parentesi poi magari in questo caso puoi optare per la casa. Quindi più che il discorso ormonale, focus sulla sostenibilità nel lungo periodo. Se magari io so già che nel primo pomeriggio, ad esempio, piuttosto che dopo cena o quant'altro, so già che posso in quel momento lì averlo libero sempre, poter proseguire, vale assolutamente quello, dopodiché sono perfetto, tanto più se in quel momento poi magari ho una buona energia, magari non arrivo spompato a fine giornata. Quindi come vedi è più un discorso di stile di vita e di sostenibilità per sempre nel lungo periodo, più che andare a vedere col microscopio i livelli ormonali e dire ok, mi alleno alle 14:28 perché tanto al lato pratico non vedresti particolari differenze. Quindi stile di vita, sostenibilità e perché il tutto possa essere, diciamo, come dire, mantenuto per sempre, perché troppo spesso vengono forniti consigli magari anche razionalmente validi. E però che magari non sono sostenibili nel lungo periodo, quindi non ha senso. Io molto spesso l'ho visto anche con alcuni miei amici, magari si facevano seguire da qualche personal trainer che non ero io, pessimo errore, e dal giorno 1 avevano delle strategie di allenamento, di alimentazione che io sapevo già che non potevano essere sostenibili per sempre, quindi non ha senso. Tutto quello che fai deve essere sostenibile dal giorno 1, se non lo è non devi neanche partire, quindi questo è un po' il consiglio molto molto semplice di buon senso, prevale come sempre l'aspetto pratico e di sostenibilità rispetto alla fredda teoria che molto spesso se anche si applica magari non dà risultati oppure si applica però non è sostenibile, eccetera. Quindi questo è un po' il video di oggi, ti rimando come sempre il mio paradigma autoconsapevolezza che è poi sempre la risposta per ogni dubbio e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.